Amici, Belforte del Chienti, un paesino graziosissimo nella cintura periferica di Tolentino, ma ha una sua luce propria, una sua storia che ci racconta Mascia, la presidente del comitato della Saga della Condicio. Quest'anno siamo a 41 e abbiamo preso, diciamo, questa incarico, questa iniziativa di portare avanti la festa, perché Belforte purtroppo ce ne sono rimaste pochissime di feste come la nostra, e quindi ci siamo, diciamo, impegnati a cercare di seguitare questa tradizione, questa usanza. Simone Ambrosi, consigliere comunale di Belforte del Chienti, eletto da qualche mese, già in grande attivismo qui in un paese che veramente ha bisogno di rilancio dopo il sisma. Sì, questo è un paese fortunatamente colpito in maniera molto lieve dal sisma, anche se abbiamo vicino dei paesi colpiti in maniera molto importante. Ecco, con il vice sindaco di Belforte del Chienti, Budassi Carla, con delega servizi sociali. Ecco, a proposito della sua delega, ci sono molte problematiche su questo fronte dei servizi sociali, assessore? Beh sì, qui a Belforte ci sono dei problemi, però tutti risolvibili. Risolvibili? Sì, tutti risolvibili. La gestione è abbastanza sotto controllo? Sì, direi proprio di sì.